cade da solo, non ho le mani qui, guardate, guardate, tende a cadere da solo. Non so per quale motivo, che magia è questa, però è stupendo. Un saluto a tutti ragazzi, sono Wolf e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per mostrarvi una nuova moda e oggi andremo a vedere la villa Narcos, narcotizzante Narcos, come si può dire? Non lo so, semplicemente so che quello a fare ha un aeroporto talmente grande che possiamo infilarci un aereo cargo. Quindi si ritorna con la prossima domanda, ovvero posteremo le drop zone? Non lo so, perché tipo dovrete vederle in realtà, perché l'aeroporto è un pochino piccolo e per una persona, cioè una persona, è usato per essere solamente per una persona. No, non si può di persona, un solo aereo, un aereo piccolo. Ve lo voglio far vedere appunto per non riuscire a capire questa situazione, perché è una cosa che mi piace, sono sincero, mi piace tantissimo. E ho detto, perché non farlo? Quindi la cosa migliore da fare adesso è andare all'aeroporto. È un danno andare all'aeroporto, vabbè, comunque andiamo all'aeroporto, cerchiamo di capire cos'è che va, cos'è che non va, almeno tanto per farlo funzionare. Cioè, sono curioso veramente di vedere se possiamo approfittare di questa cosa in modo da poter vedere se la casa vale la candela o no. In tal caso la compriamo, in caso no. Potrebbe essere veramente una serie per le drop zone. Sarei felicissimo. Ok, era rosso per me. E quindi voglio approfittarne. Ok, perfetto. Allora, sarà difficile questo posto. Toglietevi, grazie. Grazie, toglietevi, grazie. Ok, lui se lo sta beccando. Oddio, si è salvato la vita. Ok, semplicemente andiamo a sinistra. Perfetto, allora abbiamo abbastanza velocità, dai. Che velocità, che velocità. Madonna. Possiamo frenare, meno male, possiamo frenare. Via. Ok, piano. Non andando abbastanza veloce, però sinceramente tenderei a fare attenzione a queste cose. Madonna che boia. L'ho presa veramente larghissima sta curva. La cosa bella che possiamo arrivare molto più velocemente senza problemi da qualsiasi parte. Tipo ora all'aeroporto ci metto 02, ok, ad arrivare. Perché mi viene permesso? Ok, sto facendo un salto che in teoria non si dovrebbe fare, però ne approfittiamo per far... Ho preso l'unico, vabbè. Non so perché non approfitto di mod per il teletrasporto come questa. Sono comode, non ne approfitto io. Sono deficiente, cioè si potrebbe fare, sarebbe le cose più semplici, rende le cose più facili. Siamo già arrivati ad esempio per dirvi, e per dirvi prendiamo subito quell'aereo. Ok, l'ho trovato lì, non so perché, potrei spawnarne uno, però secondo me ci metto di meno che arrivare lì. Oh guarda, l'aereo di Martin Garrix. Lo chiamo aereo di Martin Garrix, però non lo è, cioè. Boh, non so perché mi piace il colore, è tutto nero. Anche l'aereo di Martin Garrix mi sa che è nero, non mi ricordo, qualcosa del genere, comunque è un bel colore. E tipo lo adoro, voglio un jet come quello. Troppo io, cioè, oh madonna, è troppo corto questo affare. Ok, troppo corto, oh cavolo. Sono sincero ragazzi, in questo video ho fatto schifo, sono morto 3 volte per strontate, cioè veramente, davvero, cioè, ho distrutto un aereo per niente, ho ucciso uno dei miei bodyguard per niente e abbiamo quasi distrutto mezza mappa. Ed è solo per atterrare, immaginate cosa succede se tipo vogliamo volare, partire da qui. Qui possiamo partire, però atterrare è un po' difficile da quel che ho visto, eh. Almeno, lo ripeto, l'ho notato io. E maledizione, tra i mille problemi di questa registrazione è anche che l'audio si è buggato e quindi ora lo dovresti sentire, ora lo dovresti sentire normale. Però prima ho notato che era molto basso l'audio, accidenti. E poi devo prendermi un hard disk più grande, perché naturalmente non è che posso tenere tutto questo file, è troppo grande. Naturalmente devo ancora farvi vedere la zona. Innanzitutto, in primis, noi siamo partiti da qui. In realtà non dovremmo neanche partire da qui, dovremmo arrivare dal cancello. Quindi arriviamo prima dal cancello e poi facciamo tutto. Ok ragazzi, questa qui è tipo l'entrata ed è molto molto ripida, come potete vedere. Infatti guardate che storia è questa. Cioè guardate, sarebbe bellissimo avere una casa del genere che sta così tutta sorretta tramite il nulla praticamente. Wow, cavolo, la velocità è altissima, quindi bisogna rallentare. Mio Dio, per salire è un casino qui. Vabbè, comunque aspettiamo e apriamo questa porta. Grazie. Guarda, sono 3 che si aprono diversamente. Che figata. Qua abbiamo 2 controllori. Cioè, vabbè, che controllano, diciamo, l'entrata. E mi sa che fanno bene il loro lavoro, quindi li lasciamo qui. Loro hanno anche 2 jeep nel caso succeda qualcosa. E quindi abbiamo una bellissima faccia su For Zancudo Barranca. Barranca For Zancudo Barranca. Non so cosa sia il Barranca. Mi sa che è il fiume accanto. E il For Zancudo, naturalmente, è la base di For Zancudo. Possiamo vederla fin da sopra. Noi, cioè, praticamente. Ma secondo me mi sembra strano sto pezzo di roccia così grosso e friabile che sta, vabbè, ok. Ok, comunque noi partiamo praticamente e vediamo questa collina gigantesca tutta fatta di marmo. Ho detto, ma che diavolo è? Entriamo, apriamo, esci, grazie. Ok, perfetto, si entra e si parte. Abbiamo una salita. Cioè, entriamo così, guardate, tutti questi alberi in realtà non esistono nel mondo di GTA, sono tutti quanti messi tramite questa imap. E ok, ci spostiamo qui a sinistra, è bellissima sta cosa, mi piace tantissimo, è fatta veramente bene. Partiamo e arriviamo fino a qua sopra. Di notte dovrei vederla com'è, sono curioso di vederla com'è. E qui si può entrare dentro il garage? Sì, guarda che roba. Poi ci sono le
auto quelle più di lusso che abbiamo. Oddio, questo veicolo io non l'ho ancora provato, né nella mod né nella vita, cioè nel gioco normale, non l'ho mai provata, ragazzi. Quindi, per farvi capire, qua ci sono dei complotti mondiali, quindi stiamo, diciamo, parlando di questa roba. È divertente. Comunque questa zona è veramente fatta bene. Guardate un attimo com'è, tutto quanto acqua. Ne si sale qua sopra, perfetto. Oddio, cosa è successo? Cosa? Mi prendi per il giro? Cosa diavolo? Sono diventati cubi o sbaglio? Ok, riparcheggiamo questa fare. Madonna, l'ho distrutta, veramente. Ok, possiamo entrare. Allora, ragazzi, volevo farvi vedere questa entrata. Bellissima, vi giuro. Qua ci sta un'auto, un'altra auto. Quest'auto devo ancora provarla. No, un'auto. Questa è un'auto rampa, figata. Qua c'è un'auto nascosta. E qua ci sono, vabbè, tutte le auto, diciamo, le sportive più belle. Questa qui è carina. Sembra Lamborghini Gagliardo, sembra. Vabbè, comunque ci sono tantissime auto bellissime. Tra l'altro, qui abbiamo tutto l'ingresso dove abbiamo veramente slittato dappertutto per fare questa cosa. Però comunque abbiamo tutti quanti che stanno parlando di cose. Qua c'è un tizio che cosa sta succedendo? E purtroppo si è buggato questo file. Non è colpa nostra, si è buggato questo file. Non so che file sia. Togliamo questi blocchi perché sinceramente non so da dove vengono, ragazzi. Cioè, potrei pensare di sa dove vengono, però non me lo ricordo sinceramente. Oh, guardate, sembra un capolavoro d'arte moderna sto schifo. Perfetto, però comunque abbiamo tolto tutto quanto. Questo tizio è ancora bloccato. Madonna, si è bloccato per colpa di quei cubi. Dai, ora non c'è più, dai. Oh mio Dio, vabbè, ormai sta così. Lui ha tutte le forze del ci concentrate. Vabbè, lui, madonna, è stranissimo. Comunque ci stiamo bagnando i piedi, mi sono bloccato. Bisogna saltare qui perché è divertente, è carino come cosa. Qua c'è un meeting aziendale, tutte queste cose mi piacciono tantissimo a me. E tipo anche, un bel posto dove prendere il sole. Guardate un attimo che vista c'è qui, guardate. Qua c'è anche l'acqua, ok. Naturalmente io vi consiglierei di vedere anche il lato fuori, che si vede la base di Fort Zancudo. Ok, cioè per farvi vedere, cioè se noi andiamo qui dietro al garage, che è tutto aperto, se ci mettiamo qui noi riusciamo a vedere tutta quanta la zona. Guardate che figata. Oddio, perché Cos'è? La gravel di Minecraft. Guardate, cade. Non so per quale motivo. È la gravel di Minecraft. Guardate, cade. Non capisco il motivo, però cade. Vabbè, guarda, cade da solo. Non ho le mani qui. Guardate. Tende a cadere da solo. Non so per quale motivo. Che magia è questa, però è stupendo. Oh, guarda come cade. Oddio, stava per cadere. Guardate, se noi facciamo così. Se noi facciamo così. Aspetta, cade. E non cade. Solamente perché quell'affare non so perché lo fa cadere. Va bene, è divertente. Qua abbiamo dietro il Monte Ciliad. Vediamo soprattutto i piedi del Monte Ciliad. Un altro monte che non mi ricordo come si chiama. E qua c'è Fort Zancudo. E là c'è il mio cubo bellissimo. Vabbè, giuro che quel veicolo, cioè quella roba. Vabbè, lasciamo stare. Qua possiamo vedere tutto quanto Fort Zancudo. Possiamo decidere cosa fare. Possiamo uccidere il luogotenente che sta là sopra. Non ci viene. Una stella di ricercato. Non ci credo ha funzionato. Strano che mi sono beccato una stella di ricercato per aver fatto questa cosa e non per altro. Vabbè, comunque possiamo andare avanti. Comunque, volevo provare a vedere se riusciamo a cambiare. Provarlo di notte anche. Primis, secondis, naturalmente per la parte. Oh mio Dio! Non me ne ero accorto. Allontanati da qui, oddio. No. È divertente, però. Comunque, bisogna salire da sopra perché non ho fatto ancora vedere niente di là sopra. Naturalmente, questa qui è la pista d'atterraggio. Qua c'è un tizio che, naturalmente, sta controllando tramite binocolo. Ok, lo lasciamo fare anche perché dovrebbe controllare l'aeroporto. Comunque, possiamo salire qua sopra, tra l'altro. Perché non so da dove si sale. Aspettate, c'è un ascensore che possiamo. Oh, possiamo salire. Wow, che stupendo che è. Ah, no, possiamo. Dove? Ah, ok, usciamo da qui. Perfetto. Che diavolo è successo? Qualcosa è andato male. Qualcosa è andato storto. Però, comunque, abbiamo una bellissima. Un bellissimo. Mi sa per l'esplosione ho rotto qualcosa. Molto probabilmente. Mi viene da pensare almeno. Cioè, posso pensarci. Ops, ho tirato una testata e l'ho distrutto. Va bene. Comunque, qua abbiamo tutte quante le vetrate. Tutto molto carino. Sinceramente, a me piace tantissimo. Solo sì, si è buggato qualcosa. Molto probabilmente. L'esplosione ha rovinato molte cose all'interno. Però, vabbè. Oddio, come sono caduto? Vabbè. Salve signore, scusi, le lecco i piedi. qua abbiamo un cavo. Tra l'altro, possiamo entrarci. Possiamo entrarci. Wow, è un po' piccolo, però purtroppo. Va bene. Va benissimo così. E poi il problema è quello. Il cavo ci può entrare. Non dovresti entrarci nel cavo, deve essere fatto apposta per essere chiuso. Comunque possiamo vedere anche che tipo qua c'è, vabbè, tutto quanto qua ci sono. Le scalinate, ecco, non le avevo ancora viste. Vabbè, non sapevo cosa era successo. Oddio, togliti. Ok, mi piacciono molto queste vetrate inclinate, un po' piccole devo dire, dovrebbero essere più lunghe. Oddio, questo è un orologio gigantesco. Oh mio Dio, non ho mai visto un orologio così grande. Tra l'altro, se noi andiamo su time e lo modifichiamo, il tempo cambia, vedete come cambia il tempo, cambia anche il movimento delle lancette. Ve lo faccio vedere meglio così, tipo guardate, è una grandissima figata. Io adoro queste cose, cioè ci starei 10 ore a guardare questa roba. È bellissimo. Tac, lo lasciamo qui alle 12. Preciso, 14:00, cioè, ma preciso, alle 2:30. Sono no, le 2 precise, quando carico i video di solito sono le 2. Guarda che bella questa Los Santos, è tutta Los Santos piccola, guardate. Oddio, è così dettagliata, cioè c'è una tasseratura pazzesca. Non so se lo troverete mai su PS4, non so se è così dettagliato. Mi sa che non è neanche troppo dettagliato, potrei modificare dei settaggi per renderlo più dettagliato questo affare. Qua c'è il Monte Ciliad, quello è il Monte Gordo. Comunque veramente bellissimo lavoro. Ok, qua abbiamo, possiamo vedere la roba. Possiamo usarlo? No, non possiamo
usarlo? No, possiamo usarlo? Che no, che roba. E per usare il telescopio, grazie. Premi E per usare il telescopio. Non funziona, si è buggato. Non so se sia questo affare o boh, non so, vabbè, qualcosa comunque lo blocca. Qua abbiamo un nostro studio, madonna, guarda che roba. C'è un mini gandorato quello lì. E qua c'è, oddio, che figata. Quanti soldi. Ci sono meno soldi e meno oro dentro il cavò che qui, cioè, per dirvi. È una cosa stupenda. Oh, no, guarda quell'aeroplano. No, vabbè, è bellissimo. Questa c'è proprio una lavatrice per lavare i soldi. Ma che cavolo. Perché proprio qui davanti poi, cioè, si vede tutto. Va bene, ok. Ma perché proprio qui? Non c'è una lavanderia o qualcosa? Ah, oddio, non ci credo. È bellissimo sto posto, ragazzi. E questo posto? Ah, no, ok, per ritornare. Ah, per ritornare indietro. Ok, sono tornato indietro, scusate, aspettate. Torniamo su, grazie. No, devo rifare il giro, accidenti. Ok, perfetto. Ah, no, eravamo qui, perfetto. Ok, signore, è bellissimo, guarda. Guarda che roba. Qua c'è tutto un giardino, dell'idromassaggio. Oddio, una ciclette e delle persone che stanno guardando lì. Però non sono mie amiche, almeno credo. Ok, possiamo usare il telescopio, quindi? Sì, sì, ce lo devo utilizzare, visto? Oh, guarda che carino questo posto. Qua c'è Forza Ancudo, bellino. Vabbè, è comodo, è carino e mi piace. Purtroppo c'è questa... Oddio, guarda l'aereo. Purtroppo non possiamo salire sopra. Tipo, sarebbe stupendo. Purtroppo mi sa di no, me lo fa fare. No, maledizione. Vabbè, non importa. E comunque, nonostante ciò, tutto carino. Qua possiamo anche scendere volendo. Guardate, tanan. E siamo scesi. Occhio là, qua, madonna. È bellissimo sto posto, perché prima abbiamo un elicottero di privato per uscire da qui. Ops, sono caduto, mi sono fatto male. Per salire da là sopra. Poi, come secondi, abbiamo anche due elicotteri. Guardate, ragazzi, tre aerei qui. Una, ce n'era un altro però, pronto per la partenza, però l'ho distrutto. E tipo, wow, qua ci sono due elicotteri ed un... Allora, ragazzi, è un po' stupido, ci sia un'arena di Babbo Natale, però in realtà questa qui è una mod che volevo fare per Natale, però poi non l'ho più fatta. Guarda le renne, quanto sono carine le renne. Però in realtà questo qui sarebbe un'idra, cioè un'idra. Ok, usciamo da qui, grazie, ok, perfetto. Ok, possiamo allontanarci, grazie, perché questa cosa, questa qui è stupida, sono sincero, l'ho fatta, ci ho provato, è stupida. Peccato, non importa, guarda che roba, poi ci sono... mi sa di sì, ecco qual è stato il nostro problema, abbiamo mosso dei blocchi. Qua c'è un polipo, l'ho notato adesso, vabbè, comunque, noi possiamo andare un attimino via. Aspetta, prendiamo... 2, 3, 2, 3, usciamo, prendiamo questo. Deve passare, signori, ok, grazie. Possiamo andare qui e semplicemente scendere. Voglio provare a vedere di come si entra di notte. Qual è la difficoltà, la difficoltà, oddio, l'aderenza soprattutto. Perché mi interessa tantissimo, sono felicissimo di poterlo fare questo. Oh mio Dio, ora usciamo come una betta. Vai, 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 prendi tutta velocità, prendi tutta velocità. Ok, mi ha bloccato, perfetto. Però si sono mossi allo stesso tempo. Se noi facciamo così, aspettate, aspettate, vicina, vicina, vicina. Non si muovono contemporaneamente. Quindi se noi avviciniamo uno solo di questi, guardate, sì, ho trovato un bug, perfetto, del sistema. Ok, si muove l'altro, perfetto. È carino, mi piacciono queste tre porte che si chiudono. Comunque, noi andiamo via e torniamo dopo. Facciamo questa cosa, voglio provare a farla così. Cioè, senza pensarci, diventa notte, ok? Voglio vederlo da lontano, proprio voglio vedere quanto, come può essere da lontano. Guardate che bella la notte, wow. Io adoro la notte, è bellissima. Quella di GTA è stupenda. La notte che mi piace di più è quella d'estate. La notte d'estate è così tranquilla, che è del poetismo, che, vabbè, mi sale il poetismo ora, però non ha senso. Comunque, possiamo partire, perfetto. Allora abbiamo il nostro checkpoint. Bene, ragazzi, ora è diventato veramente tutto buio. Guardate la luce, la IMAP naturalmente illumina moltissimo, quindi, cioè, vedete che è proprio è ben illuminato, come potete vedere. Infatti ci stiamo avvicinando. Oddio, sono curiosissimo di vedere com'è. Da qui si vede di già, è tipo, vabbè, lasciamo stare. Non facciamo niente, andiamo avanti. Semplicemente voglio vedere, tornato da un'operazione notturna, qualsiasi cosa, cioè, semplicemente per vedere cosa sta succedendo. Ragazzi, quella è l'entrata, guardate un attimo. Allora, naturalmente non è che si vede benissimo, cioè, da qui sì, però se si entra magari... Aspetta, accendiamo le luci. No, 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 ho pigiato il tasto sbagliato, ok, perfetto. Sono un idiota. Ok, rientriamo, scusate, oddio. Guarda che bello l'ingresso con lo 01 tutto quanto illuminato, va bene. Qual è il tasto per aumentare le luci? R no, e qual è il tasto per, allora, accendere le luci? Non c'è un tasto per accendere le luci, non, non, vabbè, comunque andiamo avanti. Entriamo dentro e vediamo... Cavolo, ecco, da dossata, ma da dossata. È troppo piccola questa, vabbè, la porta è troppo poco veloce. Comunque, noi stiamo salendo, vedete. E ora, vabbè, l'illuminazione intanto non mi ha stupito fin troppo, Ero più, non so, ero più in hype per molte cose, vabbè. Comunque, arrivati qui possiamo vedere la zona. Guardate che gran figata, ora sì. Ora, allora, ritengo sia una figata pazzesca, di notte, ok, carino. A parte sto piatto che è tipo tutto giallo, va bene. Ah, emetti una luce propria, va bene. La vista d'atterraggio è luminosa, perfetto. Voglio entrare a vedere un attimo come funziona. Guarda che roba, ok, possiamo lasciare la macchina lì? Ah no, qui no, non si può lasciare qui la macchina. Ok, perfetto, andiamo qua. Wow, frena qui, perfetto. Ok, l'abbiamo rilasciata dov'era, non cambia niente. Ok, siamo arrivati, guarda. Oh mio Dio, che bella che è la Forza Ancudo. Oddio, Forza Ancudo è stupenda, ragazzi, da qui. Guardate che roba, non me l'aspettavo da Forza Ancudo. Cioè, veramente una bellissima cosa. Possiamo fare dei drops molto più vicine, sì. Però, naturalmente, ragazzi, l'aeroporto, come potete vedere. Anzi, entriamo a vedere l'aeroporto. Anzi, no, facciamo il giro di qua perché almeno vi faccio
faccio vedere tutto. Qua c'è il polipo di prima, guarda che bello, tutto quanto illuminato, wow, mi piace. Possiamo muoverci per vedere una cosa molto strana che io tipo non ho ancora compreso benissimo al 100%. Allora, il fatto che l'aeroporto è molto molto piccolo, possiamo passarci, possiamo fare un salto, però comunque per atterrare sarebbe veramente un problema, e quindi converrebbe di sicuro molto di più allungare questo aeroporto. Purtroppo però non si può fare. Il nostro aereo, guardate com'è finito, l'ultimo aereo che abbiamo preso, fa una luce propria, guardate, non so per quale motivo ha una luce tutta sua questo affare, non capisco perché abbia una luce tutta quanta sua. Vabbè, non importa, abbiamo lasciato questo affare, perfetto. Noi intanto ci muoviamo e là c'è un albero di Natale, ho visto, cosa non ho notato io prima. Ok, diamo un'occhiata, voglio vedere questo albero di Natale, ma Dio buono, guarda che bello, è tutto illuminato tranne questa zona qui strano. Ok, vediamo un attimo l'eliporto qui. Ok, qui è tutto illuminato come ho già visto, sei stato bravissimo, grazie, sei un gentleman, lo sai, perfetto, non ti posso neanche toccare. Possiamo muoverci in fondo, guarda questo, vabbè, ancora così e loro stanno ancora parlando, maledizione. Ok, proviamo un attimo a risalire, scusatemi, perché volevo vedere di notte come è messa la zona. Entriamo ed usciamo, perfetto. Allora qua c'è un, non c'è un bagno, uno sgabuzzino, qualcosa, è solo un cavo super gigante. Però ah, l'albero di Natale è questo, non l'avevo mica visto io. E va bene, ok, c'è un albero di Natale, perfetto. Ehi, wow, vedere da qui è molto molto carino, wow, ci sta. Ok, va bene, ho capito il motivo del perché è molto bello questo posto, e il letto è molto molto grande. Il problema è che non c'è un bagno, dove devo andare in bagno? Non c'è un bagno. Chi è? Ok, no, evitiamo di rovinare questo posto perché è carino, quindi non lo roviniamo. Guardate com'è messo bene, guardate. Ora naturalmente l'ho risettato, quindi vedete che è tutto piano, quindi va tutto bene, vai, non c'è nessun danno creato da esplosioni e tutto quanto. Wow, mi piace. Cos'è quello? Un generatore. Vabbè, muoviamoci, usciamo fuori, perfetto. Qua c'è tutto, vabbè, tranquillissimo, niente di che, però veramente forza un cudo, wow, una luminosità pazzesca, e il fatto che si possa uscire da qui mi piglia veramente bene. Comunque possiamo prendere un elicottero e farvi vedere un attimino la posizione precisa di dov'è. Lo vedete anche già da qui o dalla mappa, però comunque è un posto piuttosto sperduto, da come potete vedere, nel centro di un posto più strano. Vabbè, comunque non abbiamo neanche possibilità di salire. Ok, allora cerchiamo di muoverci da così. In realtà non possiamo salire, c'è un blocco sopra. Vabbè, ok, ce la siamo tolti. Volevo vedere un attimo il soffitto. Guarda come illumina sto affare, wow, sta illuminando tutto questo affare. Guarda, ha delle torce gigantesche. Vabbè, comunque qua c'è un prato. Ah, non lo potevo vedere da sopra. Che voi ci credete o no, mi si è fermata la registrazione e non è la prima volta e non sarà mai l'ultima. Comunque qua c'è tutta quanta la luce. Possiamo elevarci da qui, perfetto. Guardate che figata, ragazzi, wow, è bellissimo sto posto, mi piace. E comunque abbiamo tutto il contatto con le luci, con tutto quanto, guardate, possiamo muoverci facilmente per Los Santos. Quindi niente, ragazzi, si è fatto vedere tutto quanto, questo posto è piuttosto valido. Vediamo un attimo di mettere il giorno. Wow, la luce del giorno è devastante anche per i miei occhi, maledizione. Bellissimo, mi piace questo posto, ragazzi, nel caso vogliate scaricare questa mod ve lo consiglio, il link è in descrizione. Noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto da Wolf e andate a tutti.